Bentrovati amici di Irpinia News con una nuova puntata di Mixed Zone, il nostro rotocalco web settimanale che la nostra redazione, la redazione di Irpinia News, vi offre per entrare nel merito delle tematiche che riguardano da vicinissimo l'Avellino Calcio. Un Avellino che è reduce però dalla sconfitta rimediata al Guido Biondi di Lanciano, una rete a zero in favore degli abruzzesi per una classifica che però non ha compromesso più di tanto il rendimento della formazione biancoverde, che è sempre al terzo posto, stavolta però in coabitazione con il Vicenza. Di questo, soprattutto degli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato, ne parleremo con Claudio De Vito. Ciao Claudio. Ciao Antonio, ben ritrovati amici di Irpinia News. Un saluto particolare va anche a Ciro Desio, che curerà la regia e la parte tecnica per questa puntata. Subito le nostre coordinate, la nostra mail redazione@irpinianews.it, la nostra fanpage di Facebook, facebook.com/mixedzoneirpinianews. Vi invito ancora una volta ad accedere ai nostri contenuti sui social network, a cliccare mi piace e lasciare, come state facendo, i vostri commenti. Ma dobbiamo parlare, prima di entrare nella grande parentesi relativa alle ultime novità di mercato, di quanto accaduto in terra abruzzese con la sconfitta per 1-0. Claudio, tu eri al Guido Biondi, una partita che insomma è stata vista sotto tantissimi punti di vista, un 1-0 che in qualche maniera avrebbe, usiamo sempre il condizionale, spento qualche mira, qualche ambizione da parte dell'Avellino, però lo dicevamo in anticipo, la classifica non è mutata più di tanto, un Avellino che dopo la sconfitta del Lanciano però deve arrivare al prossimo incontro in casa contro il Perugia carica. Assolutamente, perché è comunque un terzo posto dignitosissimo alla luce di quelli che sono stati i risultati del post Lanciano con i pareggi di Bologna e Vicenza. Il secondo posto dista soltanto 3 punti, nulla è perduto assolutamente, però l'Avellino ha denotato in quel di Lanciano dei limiti dal punto di vista della personalità e del carattere relativamente a quello che può essere un ulteriore salto di posizione nella zona diretta. L'Avellino finora ha fatto tantissimo, ha dato tutto, ha venduto cara la pelle in tutte le partite, grande carattere, grande voglia e spirito di squadra, però evidentemente, come a Carpi, quando viene aggredito l'avversario la mette sulla foga agonistica e mette palla a terra con una certa intensità, va in difficoltà. Fermo restando che poi, come a Carpi, nel secondo tempo rientra in campo con un piglio diverso e come abbiamo visto Lanciano, Trott è andato vicino al gol un paio di volte e davvero che se fosse entrato fosse andata quella gran girata sull'imbucata di Zito, saremmo qui a parlare di un pareggio e che comunque sarebbe stato un ottimo risultato. Detto questo, nulla è perduto, però l'Avellino deve un po' un attimo far quadrare nuovamente i conti in trasferta, perché non credo che nei valori sulla carta l'Avellino sia una squadra inferiore a Lanciano come lo stesso Carpi. È una questione di, evidentemente, di approccio alla partita o non voglio dire di appagamento per quello che si è raggiunto, assolutamente, perché questi sono ragazzi che hanno fame, come lo stesso allenatore, lo staff tecnico e la società in primis, quindi bisogna un attimo ritrovarsi. Non è successo nulla di particolarmente grave. Peccato, dispiace, l'ho detto Rastelli, ho detto io nel post partita per i tifosi, per gli oltre 1000 che erano al Guido Biondi di Lanciano, però si riparte compatti con maggiori certezze dal punto di vista magari anche psicologico, mentale e dal punto di vista di quelli che saranno gli interpreti in campo. Uno stop dunque fisiologico che non pregiudica il cammino dei lupi in quest'ultima parte di campionato di Serie B, un campionato di Serie B che vedrà protagonista, ne siamo certi, l'Avellino fino alla fine, ma in prospettiva del prossimo anno, Claudio, ci sono in pentola tante novità che bollono. Ne vogliamo parlare? Assolutamente, l'Avellino sta lavorando con il direttore generale Massimiliano Taccone, il direttore sportivo Enzo De Vito, a quella che sarà l'Avellino 2015-2016. Lo ha fatto già, e ricordiamo nei nostri studi, Massimiliano Taccone annunciava la firma di Milan Nitriaski, difensore ceco, classe 90 dello Slavia Praga, adesso in prestito al Pribram, altro club di media fascia del campionato della Serie A della Repubblica Ceca. Detto questo, l'Avellino ha chiuso anche per Davide Biraschi,
classe 94, in forza al Grosseto, del direttore generale Bruno Iovino, dirigente alpino, nostro conterraneo, a scadenza anche lui a giugno come Nitriaschi. Per lui arriva un triennale, raggiunto l'accordo con il procuratore Michelangelo Minieri, lo stesso di Pierluigi Frattali e Demiro Pozzebon, quindi viene sistemata un po' quella che è la difesa in ottica futura. Parliamo ovviamente di un campionato di Serie B che si andrà ad affrontare. Chiaramente ci auguriamo tutti diversamente che l'Avellino andrà in Serie A, e questa è una banalità del momento. Però tornando a parlare di mercato, oltre a Biraschi, che andrebbe a completare il terzetto difensivo con Nitriaschi centrale e Pisacane sul centro-destra nel 3-5-2, se rimarrà Rastelli ovviamente, ma questo qui apriremo un altro capitolo e non possiamo permetterci in questo momento. Comunque troverete tutte le informazioni del caso sul sito ilpianews.it. Ad ogni modo, dicevo, per quanto riguarda un altro difensore, Isaac Doncor, classe 95, ganese dell'Inter, anche qui non è fatta, non è chiusa, ma la trattativa per il prestito secco dall'Inter è a buon punto sia con l'Inter che con l'agente Patrick Bastianelli, lo stesso di Luca Bittante. E quindi insomma l'Avellino sta cercando di far quadrare i conti nella rosa del prossimo anno, avendo con tanto Nitriaschi e Biraschi, escludendo un attimo Doncor, 18 calciatori in ritiro in estate, quindi un'ottima base dalla quale ripartire. Quindi insomma il mercato dell'Avellino è già nel vivo, parlarne ora sembrerebbe quasi blasfemo, ma questo testimonia la lungimiranza e comunque la capacità di muoversi in anticipo da parte del presidente Walter Taccone e dei suoi collaboratori. Di Nitriaschi già ne parlavamo a fine febbraio, di Biraschi ne avevamo parlato anche noi a inizio febbraio. Non dimentichiamo Artur Yusupov, non ne abbiamo mai parlato qui in trasmissione, ma ne abbiamo parlato sulle nostre colonne, sul nostro sito online. Artur Yusupov, chiaramente un colpo in ottica Serie A, perché si tratta di un extracomunitario proveniente da Federazione Estera, dalla Russia, dalla Dinamo Mosca, che affronta il Napoli in Europa League. Artur Yusupov, che in scadenza anche lui, e l'Avellino lo segue da vicino con l'intermediario, il factotum, l'uomo di fiducia Salvatore Bagni, che ha già curato l'affare Nitriaschi. Quindi insomma c'è davvero tanta carne a cuocere per l'Avellino in Serie B o in Serie A, si muovono già tante situazioni, c'è da stare tranquilli quindi sul mercato. Adesso attenzione rivolta chiaramente a quelli che sono gli sviluppi del campo con le ultime 11 partite. Però io sono curioso e te la devo fare questa domanda. Ma Rastelli resterà o no il prossimo anno? Ma Rastelli resterà o non resterà? Parliamo di un allenatore che da 3 anni ad Avellino ha vinto un campionato di Lega Pro, ha aspirato i playoff al secondo anno, quest'anno ha aggiunto comunque quel qualcosa in più, perché male che va, io credo che l'Avellino raggiungerà un ottimo piazzamento playoff, nella peggiore delle ipotesi. Quindi parliamo di un allenatore che potrebbe magari a giugno aver esaurito la scorta di stimoli che in una piazza ti può dare per tante motivazioni. Quindi a questo poi ci aggiungerei i sondaggi che le altre società di Serie A, vedi l'Empoli, l'Atalanta, stanno facendo. Quindi insomma tante piccole cose che magari ti porterebbero un attimo a vagliare la sua posizione dall'esterno. Io credo che Rastelli, qualora magari ci sarebbe uno spiraglio per proseguire in caso di promozione in Serie A, e questo sarebbe un passo in più, un passo ulteriore importante da parte sua. In caso magari di tra virgolette fallimento, perché non è un fallimento, quindi un'uscita, un'eliminazione dai playoff, a mio avviso Massimo Rastelli ha esaurito il suo ciclo ad Avellino, perché è un allenatore che cerca nuovi stimoli, magari anche in un'altra piazza da Serie B. Però credo che sia legittimo da parte sua cambiare aria, comunque trovare nuovi stimoli, e quindi lo diciamo senza problemi. Però queste sono valutazioni che si fanno al momento, ripeto, bisogna vedere un po' cosa riserverà questo finale di campionato. E c'era molto prematuro parlarne adesso, intanto però un assaggio insomma di quelle che potrebbero essere le riflessioni che farà Rastelli a fine stagione, insomma le abbiamo date. Comunque insomma seguiteci su
www.irpinianews.it per appunto essere aggiornati costantemente su tutti gli sviluppi che riguardano l'Avellino Calcio e il campionato di Serie B. Andiamo a leggere velocemente la classifica al prossimo turno in cadetteria prima di lanciarci nella sfida Avellino-Perugia, con il Carpi sempre al primo posto a quota 59 punti, il Bologna secondo a quota 52, con il Bologna penalizzato sempre di un punto. Vicenza e Avellino, li dicevamo, a quota 49 al terzo posto, poi Frosinone 48, 47 Livorno a quota 46, Pescara e Spezia per quanto riguarda la parte playoff. In basso, in fondo alla classifica, 35 Cittadella e Provercelli, 33 per il Brescia, quota 32 Catania e Crotone, e Varese chiude a quota 28 con 3 punti di penalizzazione. Il prossimo turno in Serie B, giornata valevole, la 32esima giornata in Serie B, vede l'anticipo Pescara-Bari, poi Avellino-Perugia, Crotone-Brescia-Latina, Spezia-Livorno, Cittadella-Modena-Vicenza, Provercelli-Lanciano, Ternana-Carpi, Trapani-Bologna, Virtus-Entella-Catania ed il posticipo Varese-Frosinone. Come ci arriva l'Avellino alla sfida contro gli Umbri? E allora noi, Claudio, abbiamo pensato ad un 4-3-1-2, poi insomma articolerai tu questa probabile formazione al netto di quelli che saranno anche i diffidati e al netto delle prossime sfide che la formazione di Rastelli dovrà affrontare. Abbiamo pensato all'11 titolare composto così: Gomis in porta, Pisacane, Elichiose e Bittante a formare la prima linea difensiva davanti al portierone bianco-verde, centrocampo a tre con Conearini e Zito, sbaffo ad agire dietro le due punte che saranno Trotta e Comi. Mi hai quindi messo un Castaldo partente in panchina dal primo minuto. Sì, allora andiamo con ordine, quindi difesa a 4, confermata rispetto a quella vista al Lanciano, e con Pisacane e Bittante esterne, quindi Eli e Chiosa centrali. Il problema di Rastelli in questa settimana potrebbe essere D'Angelo. Il capitano biancoverde ha avuto una febbre fastidiosa inizio settimana che ne ha rallentato un po' quella che è la corsa verso il Perugia, ed un centrocampo abbondante, quando anche un elemento viene meno con una febbre, un attacco influenzale o un problemino lieve, Rastelli può contare sull'abbondanza, e l'abbondanza porta Rastelli a rispolverare magari Mussacone, che non lo vediamo in campo dalla partita con la Ternana, durante la quale rimediò un infortunio al ginocchio di lieve entità. In ogni caso, con il candidato numero uno a sostituire D'Angelo, e quindi andrebbe a schierarsi sull'interno destra, verrebbe sfruttata la sua capacità di inserimento nella fase di transizione principalmente. Per quanto riguarda l'interno sinistro, Zito confermato, magari non benissimo come le precedenti uscite a Lanciano, ma qualcosina in più rispetto ai compagni l'ha fatto vedere a centrocampo. Arini confermato davanti alla difesa come scudo, con la speranza che questo diciamo il centrocampo, il rombo completato da sbaffo, riprenda un po' quella che è stata la linea e comunque l'atteggiamento visto contro il Bari. Diciamo di sbaffo ha recuperato, è in gruppo, fondamentale il supporto tra le linee, a Lanciano inutile rischiarlo, altrimenti un infortunio muscolare leggero, quale può essere un affaticamento, un risentimento, ti diventa qualcosa di più importante. E dicevi appunto in attacco Trotta, chi lo muove? Nessuno, perché è quello che ha fatto vedere, magari non brillantissimo nell'arco dei 90 minuti, però ti tira fuori il guizzo, ti tira fuori la giocata, e cosa stava per combinare a Lanciano lo abbiamo visto. Accanto a lui c'è da fare un discorso, visto che lo stesso Trotta con il Catania non ci sarà convocato nella nazionale Under 21 di Di Biagio per gli impegni con Germania e Serbia a cavallo della partita in Sicilia, al pari di Eli impegnato con la Seleção brasiliana, e entrambi partiranno dopo la partita con il Perugia tra domenica e lunedì. In ogni caso, dicevo, a Trotta non ci sarà a Catania, quindi servirà il miglior Castaldo. È il miglior Castaldo, tu lo ottieni risparmiandolo con il Perugia, perché è diffidato, uno, due, perché è stanco, e questo è sotto gli occhi di tutti, non è più lucido come le partite precedenti, e questa della partita di Carpi è stata abbastanza vistoso. E quindi salgono le quotazioni di Comi accanto a Trotta, sarebbe un tandem davvero interessante, visto che Trotta è in grado di fare anche le veci di Castaldo, un attaccante molto completo, in grado di giocare anche lontano dalla porta, cercando anche la conclusione
l'occasione da lontano, facendo salire la squadra, proteggendo bene palla. Quindi insomma Comi farebbe da boa, attenzione sempre a Mokulu chiaramente, visto che è un elemento del reparto offensivo, non va assolutamente screditato e comunque messo da parte, però nel ballottaggio direi un 60-40 ad appannaggio di Comi. Questo potrebbe essere l'atteggiamento. Io credo che nonostante appunto il Perugia si schieri con il 3-5-2 e Rastelli potrebbe essere portato a speculare sull'avversario, credo che qualcosa sia scattato nella testa di Rastelli, nel senso che è nella condizione diciamo di poter osare qualcosa in più, a maggior ragione in casa, anche perché hai uno sbaffo che non puoi magari relegare ad un interno sinistro o destro nel 3-5-2. Qualcosina sul Perugia, diciamo 3-5-2, c'è Ardemagni in splendida forma, anche se Ardemagni l'ultima volta a Partenio ha sbagliato un rigore, lo ha sparato in curva nord, saranno forse cercando ancora il pallone da quelle parti. Detto questo, dovrebbe giocare Taddei al posto di Fossati in cabina di regia, Fossati assenza pesantissima per Andrea Camplone, Lanzafame fresco di rinnovo, dovrebbe far coppia con Ardemagni in quello che potrebbe essere un 3-5-1-1 e quindi sostanzialmente questo, il Perugia è una squadra tosta comunque che verrà ad Avellino con ambizioni di raggiungimento dell'ottavo posto della griglia playoff, scortato da un discreto numero di tifosi, 200-300 tifosi al Partenio Lombardi, in quel settore ospiti che grida ancora vendetta dopo l'ultima, diciamo, discutibile uscita di scena dei tifosi del Bari, con tra l'altro ricordiamo che i filmati del circuito del settore ospiti sono ancora al vaglio della questura di Avellino, potrebbero arrivare ai DASPO, e mi fermo qui per quanto riguarda quella partita, altrimenti poi andremo a scavare nelle parole di Ebagua, nelle parole di Sabelli, nelle verità di Sabelli, che invece di rendere le sue dichiarazioni alla Procura federale con inchiesta in corso le va a sbandierare davanti ai colleghi giornalisti della sala stampa del San Nicola. E ripeto, mi fermo qui, altrimenti poi dovremmo dilungarci in come dire, in quelle trasmissioni di cucina che ha quasi rievocato Ebagua andando a scomodare la cioccolata bianca e fondente. Quindi insomma, da Avellino è tutto, pensiamo al Perugia e andiamo avanti. Si ferma qui Claudio, ci fermiamo anche noi qui, siamo arrivati alle battute finali di questa nuova puntata di Mixed Zone. Allora, Avellino Perugia, la prossima sfida dei biancoverdi, noi ci rivediamo come sempre la prossima settimana. Un saluto va prima a Ciro Desio che ha curato la regia e la parte tecnica. Claudio, ci vediamo allo stadio Partenio. Sì, ci vediamo allo stadio Partenio, web cronaca, sala stampa, pagelle, tutto. Tutto quello che conoscete, che produciamo durante le partite dell'Avellino, e quindi speriamo che sia una bella giornata di calcio Avellino-Perugia, quindi rimanete sintonizzati su Irpina News e su Mixed Zone per la prossima settimana. È davvero tutto allora anche per questa puntata, da Antonio Pirolo un saluto ed un abbraccio particolare, ciao!